Azioni, Mastra, Parola, Cadimare, Pezzano, Canaletto, Cerri, Lirici. Posizionarsi nei pressi dei 500 metri per iniziare le operazioni di defilamento delle... Ed eccoci in fondo, siamo al Muggiano, ultima gara in programma di questa grande kermesse Prepaglio, che ci hanno dato delle soddisfazioni a chi più chi meno, e tutti hanno provato ad arrivare oltre la bandierina prima degli altri. Una bandierina insidiosa, una bandierina che bisogna raggiungere con fatica e con grande passione. La passione, vediamo un po' il CRDD. Il CRDD, dovessi fare un riassunto di quello che è stato nelle tue giornate di Prepaglio. Tanto mi dici il nome, Pedretti Dani al quarto reo. Esatto. È stata una stagione in crescita, siamo partiti facendo quasi sempre penultimi, a parte Alerici, che è stato un buon risultato. Poi c'è ristato un altro periodo, no? E queste ultime Prepaglio abbiamo avuto un'altra crescita, facendo un podio e un quarto posto. Un podio, già, che questo vuol dire che, insomma, un po' con lacrime e sangue avete lavorato per arrivare in fondo. Una barca che ha lavorato bene fra tutti. Passiamo al secondo. Per te un anno buono tuo, ti sei espresso al massimo, potevi dare ancora di più? Secondo me possiamo dare ancora di più. E ora vedremo al palio, cercheremo di fare la nostra miglior gara della stagione e vediamo come andrà. Un impegno massimo per questa gara, tutti puntano, mi fanno un po' appoggiare, tutti puntano alla gara del palio perché pensano che sia la risolutoria, però sono tutti a una, perciò bisogna avere veramente condizioni ottimali in barca. Voi come state? No, noi stiamo bene, ora abbiamo finito il carico e stiamo scaricando, Altro componente, nome e posizione. Per te questa giornata, che sei l'ultima, cosa pensi di trarre come informazioni per arrivare a un palio sicuro? Davide Ancorati, detto il Ciccio, primo remo. E detto il Ciccio, sì. E niente, vogliamo far bene come al solito, vogliamo cercare il miglior risultato possibile per arrivare più preparati al palio, e poi al palio vedremo come andrà, perché è la gara delle gare il palio. Rimane sempre un ultimo, ma non per ultimo, cioè questi ragazzini, mi scrive YouTube, mi scrive che sono minorenni e non si potrebbe intervistare, però chiediamo se lo possiamo intervistare. Ci possiamo dire sì, è vero. Allora, per te come va la tua barca, il tuo equipaggio, e cosa pensi di se rimarrai soddisfatto o meno?
Allora, secondo me loro... Allora, io sono Lorenzo Marsiglia e secondo me loro sono, cioè, vanno bene, solo che potrebbero fare di più anche secondo me. E secondo me possiamo far bene al palio. Ci mettono tutto l'impegno secondo te? Dipende da come gli va la giornata, perché è vero. Allora, un po' sì, un po' no. Un po' sì, un po' no. Grazie, ciao. Tanto abbiamo qua il... Abbiamo qua il... No, stai giù. Il capo Borgata che stava a guardingo a vedere i suoi ragazzi più o meno, anche nelle risposte, perché insomma più o meno si capisce quanto hanno lavorato con te, quanto hanno fatto e quanto sacrificio anche per arrivare con questi pali sempre in fondo, con sempre discussioni e poi anche situazioni che veramente ci vorrebbe un po', solo un po' più di soldi per stare un po' meglio. Vabbè, noi dei soldi non ci preoccupiamo perché non ne abbiamo, quindi è un problema che non ci tange. Per quanto riguarda l'equipaggio junior, diciamo che è un equipaggio valido, è un equipaggio che è cresciuto molto in stagione. Poi vorrei chiamare l'allenatore, dove è andata a finire? Ema, vieni! Dai, chiamiamo anche l'allenatore che ha avuto una notevole figura e comunque è stato fondamentale per la crescita di questi ragazzi, che secondo me, diciamo che quest'anno o l'anno prossimo comunque se la possono giocare, sono lì, comunque sono sempre pronti se qualcuno fa un passo falso per andare avanti come un rapace, via. Una bella preparazione insomma. Sì, una gran bella preparazione, adesso vorrei prendere l'allenatore, ma mi sa che... Ema, vieni un attimo, che è un po' timido, non vuol venire comunque. Adesso io, ragazzi, già che siamo in tre, facciamo un po' l'ulo che fate sempre. No, no, no. Dai, uno, due, no, no, tre, no, dai, no. Fatelo. Dai, sì, uno, due, tre. No. grazie, Armando. Secondo te questo palio un po' di soddisfazione te la date, anche le ragazze sono arrivate in fondo, un primo, secondi, terzi, insomma sempre il podio lo hanno calcato in un modo o nell'altro, una volta solo erano rimasti fuori, ma non per cattiva gestione, per impossibilità. Secondo te il palio per loro come sarà? Beh, diciamo che non più di una volta siamo rimasti fuori dal palio, non per, diciamo sempre per meriti degli altri, diciamo così, dai, qua c'è un uccellino che mi dice all'inizio. Comunque noi siamo lì, ce la giochiamo come tutti gli anni, l'equipaggio del Serie D femminile è lì a giocarsela. Quest'anno risultati alla mano abbiamo le Grazie Porto Venere e noi. Noi abbiamo la pelle dura, al palio diventiamo animali da gara, quindi diciamo che la pelle la vendiamo dura, sono gli altri che se lo devono andare a prendere. Grazie, come dice il Liberatore, la pelle costa cara, la prendiamo a caro prezzo. Grazie Costa, auguroni e allora alla giornata, ciao. Facciamo un controllo Zavorra al ragazzino, al timoniere che almeno... Siamo sicuri che l'imbarcazione non venga squalificata, perché aver perso una gara per 200 grammi onestamente dispiace anche come società. Malgrado tutto hanno vinto la gara, ma il discorso è stato che non può essere convalidata. Questa verifica veramente va sulla... Ora il ragazzino è sopra. Ma il cappellino? No, lo tengo io per la gara. È 94, puoi andare. 29? 12. Zavorra? 11 e 2. Somma? Salvo con la... Somma c'è 1,30 kg. In più? Sì. Posso pesare io, basta. Ok. Aumentano gli atleti qua, veramente un fiorire di atleti, questi ragazzi che tutte le domeniche mostrano i muscoli e cercano di essere il non plus ultra in queste gare che si disfidano, però qua sono tutti a una, si stanno confrontando a livello sportivo, ma la grande amicizia ormai pervade fra tutti.
E arriva anche l'assistenza sanitaria con l'ambulanza, perciò la preparazione è al top. Gli atleti adesso qua si scambieranno il posto in barca e se ne stanno un po' al fresco, perché onestamente oggi è una giornata molto calda. Ed ecco i ragazzi del Fossamastra, grande equipaggio anche questo, sia negli junior che nei senior. Insomma, ormai il Fossamastra fa parlare, perché effettivamente si sta impegnando al massimo. Una borgata sempre è stata attiva, però oggi è ancora più attiva, perché dimostra di avere dei bei muscoli e anche delle potenzialità. Vedremo oggi l'ultima gara in programma, che li metterà a duro confronto, cosa uscirà fuori da questo confronto. Sarà veramente una potenzialità da portare poi al palio e tirare fuori le conclusioni. Ed eccoci sul campo di gara, siamo sul campo dove vedremo l'ultima gara in programma, Muggiano. Oggi è il 29 di luglio e tutte le imbarcazioni, i FAMS, sono già dietro alle bandierine, dove si può assistere al giro di boa e agli arrivi. Una giornata bella, fresca, insomma, c'è il sole, ma c'è un po' di vento, si sta bene, si rimane, le meteo marine sono più che ok, le bandierine sono stese nel modo migliore. La gara adesso prenderà il via. Vediamo le bandiere che garriscono al vento, non è un vento che dà tanta noia, però insomma un po' c'è, e meglio. Vediamo la bandiera del Fossamastra, che è sulla barca là, dietro al gommone. Qui abbiamo il Cadimare e le altre imbarcazioni, insomma, una a una, poi fra un po' appariranno per prendere posto alla griglia di partenza. Qui abbiamo l'imbarcazione del Muggiano, che per sicurezza oggi ha fatto pesare il timoniere, in quanto domenica è stato squalificato per 200 grammi di peso mancante per il timoniere. E qui abbiamo gli squatter del Cadimare. Tarabella ha chiamato i 10 minuti fuori dal campo di gara per le barche appoggio. Siamo pronti alla prima gara in programma, la gara delle ragazze, 1000 metri, un giro di bandierina, e così vedremo la prima gara che si termina la fase delle prepaglio del Golfo. Oggi chiudiamo così questa pagina che abbiamo vissuto in queste borgate, vivendo le tradizioni popolari, la voga e quello che è il più bello sport che l'estate spezzina e che a Spezia si fa con questo grande trofeo. Ma molta gente a prendere il sole, le imbarcazioni sono ben nutrite anche di bellissime ragazze che espongono tutto quello che hanno. La barca giuria è pronta a dare il via e ora ci sarà l'allineamento e poi la prima gara. È partita in questo momento la gara delle ragazze, 1000 metri con un giro di bandierina e 500. La griglia si sta alzando verso i 500 metri. Ultima gara in programma. Subito l'imbarcazione del CRDD e del Porto Venere, che stanno alzando le prue dal centro. Il Porto Venere ha messo fuori la prua, le Grazie non la vediamo ancora, ma in mezzo dietro al CRDD
abbiamo le ragazze del Porto Venere in prima posizione, vediamo subito la gara che prende una certa andatura, ma anche le ragazze del San Terenzo non si lasciano per vinte, lottano per seguire il gruppo dei primi, ancora in prima posizione il Porto Venere, ma abbiamo anche le Grazie che sta macinando e recupera poco alla volta la distanza fra il Porto Venere, sono quasi un metro di differenza. La gara sempre attiva, il gruppi sembra quasi tutto appaiato. Il Porto Venere ha ripreso la testa, ma anche il gruppo totale è venuto avanti. Si vedono tutte le imbarcazioni. Vai, vai, vai! Ora gira, gira con la boetta latte. Aspetta, piano piano, Ferma, fermo qua. Piano piano adesso vai a girare là. Entra in piano, ferma. Ferma! Gira il Sante, gira la Porto Venere, gira le Grazie, girano tutte, sono quasi tutte. A una vai giù, via, via, via. Vediamo chi riesce a prendere la testa di questa gara. Ci abbiamo le ragazze del San Terenzo che tirano veramente a tenere il passo. Oggi sono minacciosi al massimo. Prima posizione ce l'ha sempre il Porto Venere. Seconda posizione è un testa a testa fra le Grazie e il CRDD. Bene, vai, così, così, vai, stai un po' più in qua. Lì, così. Prima posizione il Porto Venere che riesce a tenere a bada le ragazze delle Grazie, ma non si lasciano per vinte, iniziano a fare un serra alle ragazze delle Grazie. Il CRDD spinge, che il San Terenzo riesce a dare uno spunto in questo momento, lo vediamo, è in seconda posizione, un attacco del San Terenzo, se ci riesce a tenere il passo, ed ecco le Grazie che sono rientrate in rimonta. Una grande gara questa del Muggiano. Cioè, le Grazie che tira ancora, cerca di spingere, chiude le Grazie, ma anche Porto Venere chiude. E adesso il San Terenzo che ha allungato, il San Terenzo che ha allungato. Vediamo il San Terenzo che cerca di fare qualcosa di miracoloso. In prima posizione ancora il Porto Venere dalla parte opposta del campo, in seconda posizione ci abbiamo le Grazie e ora vediamo questa per il primo posto. Entra per primo il Porto Venere, Porto Venere, le Grazie, le Grazie. Adesso poi ce lo dirà perché se le vediamo tutte uno coperta dall'altro. Ma dove andate? Ma dove vai? Dio sa. Forza Mastra, dai! E che il San Terenzo ha fatto una grande squa oggi, che ha dato un colpo di coda a questa ultima gara finale del Palio e è in salita sul podio sicuramente. Venere, le Grazie e San Terenzo. Eccole qua le ragazze del San Terenzo. Vediamo le ragazze del Porto Venere. Brave, brave ragazze. Un bravo alle ragazze del San Terenzo che oggi hanno mostrato i muscoli veramente. Hanno dato un bel punto alla propria posizione. Anche perché così si preparano per un Palio con una bella possibilità.
Ora le grazie sotto il controllo. Le imbarcazioni hanno effettuato il controllo dalla giuria, è stata una gara bellissima, c'era tutto il gruppo proprio in 2 metri d'acqua, 3 metri d'acqua, erano tutte lì, sono arrivate tutte insieme, abbiamo visto fino all'ultimo il Porto Venere leggermente più avanti, in seconda posizione il Pelle Grazie che ci stava tallonando per entrare in combutta sulla prima posizione, e poi dalla parte nostra il San Terenzo che veramente ha tirato fuori le unghie e si è recuperato al terzo posto, cosa che effettivamente il CRDD non è riuscito a spuntare. Ordine ufficiale della gara, Porto Venere, Le Grazie, San Terenzo, come l'abbiamo visto entrare, allora tutto ok e la gara è terminata, perciò questa è l'ultima gara della giornata del Muggiano. Ora si partirà, stiamo andando a terra al Muggiano per le premiazioni. Ed eccoci all'area verde del Muggiano. Grande giornata. La gara delle ragazze è stata veramente meravigliosa, anche perché ha avuto un susseguirsi di emozioni, e l'ultima emozione ce l'ha offerta il San Terenzo, che ha lottato fin dalla prima vogata ma ha tenuto e ha saputo spendere bene quello che sono le forze in campo. Tanto sentiamo cosa hanno da dire per il terzo posto raggiunto e aver superato il CRDD. Secondo me oggi è stata una bella gara, ce la siamo meritate e sono felice, come penso tutto il mio gruppo, il mio equipaggio, e è stata comunque sia molto dura, però ci ha regalato tanto. Abbiamo sempre sentito dire da te che ci provate, siete volenterose, avete voglia di lottare, e oggi l'avete dimostrato. Sì, oggi sì. Una bella, a chi la dedicate questo terzo posto? A Nicola e comunque anche a tutte noi, a quelli che ci credono in noi. Sicuramente. Pensavate di fare un terzo posto, di resistere fino in fondo? Noi ci credevamo, però poi arrivarci è un'altra cosa, nel senso. Sì, comunque ci voleva assolutamente. Le tue sensazioni? Sensazioni, bisogna lavorare, per ottenere dei risultati bisogna lavorare, i fatti parlano, niente, speriamo per il palio e niente, i risultati ci sono, poi vedremo. Potevi fare di più? Allora, allora non si può, nel senso si può sempre migliorare, ma in barca bisogna morirci, quindi io oggi ho dato tutto. Potevi fare di più oggi? No, perché ho dato tutto, nel senso. Poi le carte in regola per fare meglio sulla carta le abbiamo tutte e l'abbiamo sempre dimostrato. Noi continuiamo così, testa, cuore, gambe e via. E via. Esatto. E te invece? È stata una bella gara. Una gara che rimarrà impressa. Sì, e me l'aspettavo anche un po' che andava a finire così. Allora grazie ragazzi, auguroni a domenica, grazie. Al 5 agosto, là grazie. Ci sarà il grande scacco da tirare. Il grande giorno. Vai, Elisa Gori, timoniera, capovoga Giulia Fagioni, che in questo momento non lo troviamo. Secondo remo Anna Barella, terzo remo Francesca Gemma e quarto remo Martina. Tutte le volte mi incasino. Va bene. Okay, grazie, ciao ragazzi. Grazie, ciao. Mi scuso con la principessa per avergli dato la seconda posizione, ma eri dietro alle Grazie, non riuscivo a vederti. Principessa. Scuse accettate, ti perdono, perché c'è questo taglio nuovo oggi e ti sta molto bene, sei un uomo nuovo, quindi ti perdono. La grazia dell'uomo nuovo. Oggi insomma saliamo sul podio di prepotenza e andiamo al palio sereni. Ci andavamo lo stesso sereni anche se arrivavamo quarte.
Tanto ormai me ne manca una. Poi domenica si dà è l'ultima. Cuore e l'anima, Tutto domenica cuore e anima. Cuore e anima e poi come va? Ma si poteva fare di più dall'inizio per uscire oppure è stata tosta perché grandi agguerimenti? No, sicuramente quest'anno siamo più equilibrate. Chi... fazzoletto d'acqua. Siamo tutte lì, noi le grazie, il cere di Dio, siamo lì, non... chi sbaglia meno va. L'esplode del San Terenzo oggi che è riuscito a tenere... San Terenzo, se non si fa prendere dalla gara domenica, secondo me può far molto bene. Ciao, grazie. Ciao. Grazie alla principessa, alle ragazze. Ciao. Diamo inizio alle premiazioni, ma prima di cominciare vorrei spendere due parole per il geometra Duilio Ruggeri che purtroppo in questi giorni è venuto a mancare. Dopo 50 anni di presidenza ci sembrava opportuno ricordare questa figura che per la Borgata è stata quasi determinante anche per il Palio in generale, è una figura che ha contribuito ad arrivare oggi al 93° Palio del Golfo. Farei un applauso al geometra Ruggeri e vi ringrazio. Un grande applauso per questa grande figura, ci fa piacere perché effettivamente ha avuto grande prestazione. Allora, anche cominciamo nel dalla del categoria Golfo. Femminile. Femminile, grande gara. Settimo, terzo classificato. 5:51.05 San Terenzo, che San qui Terenzo, va Coppa grande... e 5 medaglie d'argento. Grande equipaggio. Musetti Maurizia. L'abbiamo vista. Il nostro capo Borgata Franco. Vieni. Ed ecco le ragazze che hanno dato sfogo al loro performance, che hanno resistito fino in fondo, sono arrivate a dare un contributo massimo per la Borgata, per la loro barca, per le loro ambizioni, per tutto quello che conta poi come sport di grande livello, perché oggi era l'ultima, per prepararsi anche alla giornata del 5 agosto alla Morini. Applausi per... Seconda classificata in 5:49.48 Le Grazie. Le Grazie che l'abbiamo vista sempre nella prima posizione. Ferraroni Massimiliano. Bravo! Alice ti amo! Vieni, fai le facce! Ok, faccia davanti. Andi? Mi devo fare la sorpresa. Mi la grip. Hanno perso per un soffio al photo finish la prima posizione. Dalla parte opposta c'era l'equipaggio del Portovenere che è riuscita a primo classificato in 5:48.93 Portovenere. 48-93 Portovenere soffia il primo posto alle Grazie. 35° trofeo Francesca Cosimano, assegna il premio il signor Antonino Cosimano. Questo. Cosimano dalla Coppa, foto storica. Premiazione. Settimo classificato Fezzano in 5:46.64. Sesto Marola in 5:46.64.